anch'io un po' di distanti, provo, essendo state dette molte cose, a portare un po' di discorso. A me pare che il punto principale che emerge anche da questa discussione stia nel fatto che la risposta delle opposizioni politiche e sociali stanno portando, rispetto alla portata dello scontro che le scelte del governo introducono, sia del tutto inadeguata. È inutile girarci intorno. Io penso che però occorra una maggiore consapevolezza del fatto, mi pare che qui nella discussione che si è sviluppata ci sia questa consapevolezza. Ho qualche timore, credo fondato, che al di fuori di questa interlocuzione ce ne sia di meno, che le scelte, anche particolarmente repentine, che il governo sta assumendo si scrivono, diciamo, con un elemento di coerenza dentro un'idea e un modello di società che potrebbe essere, per semplificare, la sommatoria del libro verde di Sacconi e della proposta avanzata da Confindustria di riforma del modello contrattuale. E quindi, come alcuni dicevano, welfare residuale e caritatevole per gli ultimi, privatizzazione e creazione del mercato dei servizi per chi può permetterselo, insieme a questo, frammentazione, individualismo, guerra fra poveri e tutto quello che segue. È evidente che tutto ciò nasce anche sul fallimento dell'esperienza del precedente governo, ricordava in maniera più esplicita Babolin, sia in ordine alle aspettative tradite, aspettative che probabilmente avevano esercitato un eccesso di delega, diciamo, non ponendosi su un terreno di conflitto sociale con il precedente esecutivo, sia appunto in termini, diciamo, di occasione sprecata, essendo che a vincere sono stati indubbiamente gli interessi dell'Europa finanziaria in quella fase. Io vorrei che si notasse anche l'insidia però che è nascosta dietro la duplice operazione di tagli pesantissimi, poi su questo fra un attimo verrò più diffusamente, ai sistemi di welfare locale e allo stesso tempo alla centralizzazione di alcune risposte sul piano culturale, anche fattuale, totalmente criticabili, bonus, la social card e quant'altro, ma che su un terreno di consenso non è che siano neutre, perché i cittadini si troveranno ad avere queste nuove cose, diciamo, possiamo dissentire in toto sulla utilità e è bene che lo facciamo, ma contemporaneamente, anzi qualche mese dopo, si trovano sul proprio territorio dei servizi tagliati. Fate voi, diciamo, la somma della considerazione e della valutazione in una fase nella quale la destra sembra vincere anche su un terreno di egemonia che appunto in quella cittadina, in quel cittadino può sorgere da questo combinato disposto. Se poi ci aggiungiamo anche l'ulteriore contraddizione evidente fra il tentativo di attuazione, anch'esso particolarmente criticabile, dell'articolo 119 della Costituzione, cioè del federalismo fiscale, e l'aver con il decreto 112 a luglio bloccato sostanzialmente l'autonomia impositiva e la possibilità per regioni e enti locali di agire in una qualsiasi maniera la leva fiscale, è evidente che, diciamo, la stretta che viene portata, che si compone di tagli e di impossibilità di reperire altrove risorse ulteriori, ben difficilmente potrà essere smontata. Se poi ci aggiungiamo gli effetti probabilmente devastanti, non ancora valutati o valutabili, della crisi, evidentemente il cerchio è chiuso. Sui tagli, io penso che è bene ripeterli, è bene che facciamo conoscere a quante e quanti più possibile l'entità di quei numeri. In cartellino ho visto che è stata messa alcune tabelle, alcune schede che sono frutto di una manifestazione che è un po' insolita, che in Umbria qualche giorno fa, il 24 novembre, abbiamo fatto, manifestazione appunto contro i tagli del governo, convocata dalla regione e dall'ANCI dell'Umbria, alla quale evidentemente ha aderito e ha partecipato tutte le organizzazioni sindacali e tutte le organizzazioni del terzo settore. Quei numeri io credo che servano più di qualsiasi commento, anche a chiarire la portata. Ora io penso che quei numeri noi è bene che li facciamo conoscere. In Umbria, da quella manifestazione regionale, ne stanno discendendo alcune manifestazioni territoriali, appunto su
con la consapevolezza di dover agire un conflitto, ma anche di contenere quell'effetto perverso che quelle scelte stanno per produrre fra la nostra gente. Penso anche, chiudo rapidamente, che non vi sia piena consapevolezza, quantomeno diffusa, del fatto appunto che non siamo semplicemente di fronte a alcuni odiosi e particolarmente consistenti tagli, siamo di fronte al fatto che anche attraverso quei tagli vi è un'operazione appunto costituente in ordine a nuove relazioni sociali e in definitiva anche a un nuovo modello di società che si sta cercando con grandissima rapidità di costruire. Penso anch'io, seppure non vorrei eccessivamente calcare la mano su questo, nel senso che non mi sembra l'unica delle soluzioni, mi sembra una delle strade da praticare, ma non certo l'unica, che in questa fase, in questo contesto, il ruolo delle regioni e degli enti locali, evidentemente se sostenuti da precise e solide alleanze sociali, può essere quello di un terreno di sperimentazione, anche di fronte a queste scelte. Per questo alcune cose nella mia regione stiamo tentando di farle e ve le richiamo quantomeno come titoli brevemente. All'inizio di quest'anno abbiamo fatto una manovra fiscale, cosa che oggi, a seguito del decreto 112, sarebbe impossibile, con la quale abbiamo alzato al massimo l'IRAP su determinate tipologie di imprese, banche, assicurazioni, intermediazione finanziaria, telecomunicazioni e cavatori, cioè le imprese che, quantomeno per il nostro sistema e apparato produttivo, maggiormente si erano arricchite in questi anni. Ovviamente quell'incremento fiscale, così selettivo, appunto così concentrato verso quegli alti profitti, ha prodotto un extragettito che noi per lo più abbiamo destinato attraverso una legge a finanziare il fondo regionale sulla non autosufficienza che abbiamo costituito con una legge regionale a maggio. Tenete presente, per dare un po' di numeri, che il fondo si compone per quest'anno di 7 milioni di risorse nazionali, la quota di accesso dell'Umbria al fondo nazionale, e per 25 milioni di risorse regionali. All'interno della legge abbiamo evidentemente distinto fra gli anziani non autosufficienti, i disabili, minori e adulti, abbiamo incentrato sulla domiciliarità e sulla costruzione dei progetti individuali, abbiamo stabilito per via legislativa che la compartecipazione degli utenti al finanziamento dei servizi debba essere costruita tenendo in considerazione esclusivamente il reddito dell'utente e non del proprio nucleo familiare. Stiamo costruendo il bilancio 2009, dentro il quale ci saranno una crescita di risorse proprie della regione destinate al finanziamento dei sistemi di politiche sociali, un precedente importante che può aprire la strada ad un lavoro anche su questo terreno e che possa evidentemente riguardare anche altri territori del nostro paese. Insieme a questo ci sono anche altri livelli di conflitto istituzionale che stiamo tentando di agire. L'Umbria coordina le regioni italiane sulla casa. Il governo, fra le varie porcate che ha fatto in questi primi mesi di azione, ha cancellato i 550 milioni di euro del piano straordinario per l'edilizia residenziale pubblica, che soprattutto grazie all'impegno dell'allora ministro Ferrero un anno fa eravamo riusciti a portare a casa. Le regioni stanno bloccando l'utilizzo di quelle risorse per finanziare un sistema di fondi immobiliari, quindi un intervento di politica industriale a sostegno del comparto economico dell'edilizia, che nulla c'entra col bisogno alloggiativo delle persone, che è un dramma e che è un dramma che evidentemente sta crescendo. Io non so quanto riusciremo a tenere ancora aperto questo conflitto, detto con tutta franchezza, se sul terreno sociale non avviene e non interviene una sponda che sia significativa. Concludo dicendo che io credo che appunto dobbiamo provare a costruire quella piattaforma che Antonio e Roberta all'inizio dicevano, una piattaforma che unisca lavoro politico, lavoro istituzionale, lavoro sociale, che ponga anche e soprattutto in un momento di crisi che necessita dell'introduzione di strumenti anticiclici che in maniera particolare attraverso gli investimenti su settori come quello del welfare ad alta intensità di lavoro possono proporsi anche
diciamo, come elemento di rilancio dei consumi interni e per questa via anche di rilancio dell'economia. Penso che evidentemente dobbiamo costruire questa piattaforma, ma dobbiamo, consapevoli che nessuno dei soggetti politici, istituzionali e sociali in questo momento può dirsi autosufficienti, ragionare su come costruiamo il conflitto. Certo è che se il capo dei sindaci si può incatenare per difendere una speculazione edilizia, penso che di terreno per costruire conflitto su queste tematiche ce ne sia in abbondanza. Intanto facciamo sì che la giornata di venerdì possa essere un successo, senza il quale sarà tutto molto più difficile, e lavoriamo alla riuscita dello sciopero generale del 12. Grazie, assessore.